Buongiorno, sono Fulvio Race, storico dell'architettura e co-curatore della mostra Gio Ponti, Amate l'architettura. Quando abbiamo cominciato a pensare a questa mostra per il Museo Maxxi di Roma, l'idea fondamentale, una delle idee fondamentali era quella di scommettere sull'attualità di Gio Ponti nella cultura e nel pensiero contemporaneo e dunque non soltanto nel campo dell'architettura o del design. Una dimostrazione indiretta di questa attualità ci viene proprio dalle circostanze drammatiche di questi giorni e ispirandomi a un numero della rivista Stile, da Ponti curata nel 1942, era il gennaio del 1942, Ponti intitola questo numero della rivista Siamo in guerra, parliamo d'arte. Questo che cosa ci dice? Innanzitutto ci parla dell'inguaribile ottimismo di Ponti, un ottimismo fondato su una scommessa veramente molto attuale, che è quella della vitalità del progetto per risolvere i problemi. Di fronte alle crisi bisogna reagire con uno sforzo di progettualità, inventando, prevedendo, sviluppando una visione di una nuova società. Il secondo punto su cui vorrei richiamare la vostra attenzione, che a mio avviso dimostra la straordinaria attualità di Ponti, è quello relativo alla sua, per così dire, teoria della leggerezza. Negli anni 50, quindi negli anni immediatamente successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando in Italia e nel resto dell'Europa ferve la ricostruzione, si costruisce l'immagine di una nuova società, Ponti elabora questa teoria basata, diciamo, sul diagramma degli avvenimenti storici che si può sintetizzare in queste parole. La storia dell'umanità è una storia che parte dal pesante per arrivare al leggero. La leggerezza sarà la testimonianza di costumi sociali semplificati. Negli anni Ottanta, Italo Calvino comincia la prima delle sue lezioni americane dedicandole al tema della leggerezza. La leggerezza non è la superficialità, ma è la maniera di superare con un grande balzo intuitivo e quindi staccandoci da terra le difficoltà del presente.